Non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eccolo intanto qua. Salutiamolo. Allora, Salvo, sistemati bene. Non so se lui ci sente. Forse sì. Sistemati bene. Buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno, Salvo, come stai? Bene, molto bene, grazie. Sistemati, mettiti da qualche parte, ecco. Assettiti, ecco. Così. Oh, che meraviglia, con questa borbona. Buongiorno. Allora, lui è uno dei più bravi attori che questa regione può vantare, secondo me. Ecco, io mi sento di ritorno, quindi significa che c'è la mia voce che ritorna dal tuo telefonino. Allora, ci sei, Salvo? Sì, pare che Luca non ha vabbento, vero? Io mi sento. Noi anche ti sentiamo. E ti vediamo. E allora, Salvo, prego, te. Intanto grazie, Salvo, come stai? Che stai facendo? Che stai preparando? Anche io sono del parere che lui sia uno dei più bravi. Stiamo lavorando ad uno spettacolo nuovo che sarà in scena all'Auditorium di Roma il 9 marzo, Il Lupo e la Luna di Pietrangelo Buttafuoco, con Lello Analfino. Allora, ne approfitto per salutare due cari amici: Pietrangelo Buttafuoco, giornalista siciliano straordinario, e Lello Analfino, artista, cantante, attore anche siciliano straordinario. Quindi quando hai delle date già, degli appuntamenti da poter promozionare, se vuoi annunciare? Il 9 marzo al Teatro Auditorium di Roma, e poi il 15 verremo anche in quel di Catania. Che meraviglia. E allora non puoi sfuggire, vieni qui anche a trovarci. E non lo dico, adesso non lo dico, il Teatro di Catania, lo diremo presto. Senti, Salvo, tu hai fatto della storia siciliana, della cultura siciliana, della tradizione siciliana quasi una tua ragione di vita, comunque un tuo lavoro, perché insomma sei uno dei più bravi in tal senso, lo dico io, così non lo devi dire tu ovviamente, ed è un pozzo senza fine, nel senso che custode di sapienze, di tradizioni siciliane, che io quando lo vedo veramente io mi accucciasse, anzi io me lo sono accucciato, anche perché io ho avuto modo di incontrarlo finalmente, e l'ho incontrato al festival di Massimo Minutelle, me lo sono accucciato, ho parlato tutta la sera. Tu pensa che io l'ho avuto ospite a Raccontami, è stato con me alla serata, alla notte di Capodanno, quindi io muccuccio sempre, abbiamo fatto anche delle belle cose proprio per gli immigrati, quindi diciamo che è un pozzo senza fine questa storia siciliana, sì. Le storie di Sicilia non si finiscono mai di raccontare. Io ovviamente ho questa voglia di farlo, ma anche perché attorno abbiamo la possibilità di riattualizzare le storie più antiche, sono ancora più attuali, ritornano sempre attuali come il mito del resto. Perché certo, in Sicilia abbiamo questa capacità di riattualizzare ogni cosa che già è accaduta. O forse quelli che hanno raccontato qualcosa sapevano di raccontare qualcosa che sarebbe accaduto ciclicamente, che magari è proprio un modo di vivere, probabilmente certo. Anche quello, che sono stati bravi a scrivere delle cose un po' come Pirandello, per andare a quello più diciamo attuale per noi, che ha scritto delle cose che varranno per sempre. Io credo che alcune sfumature della natura umana possono cambiare i tempi, si può andare avanti col progresso, però alcune sfumature del carattere delle persone probabilmente resteranno sempre uguali. Sì, prego. Pensate al Cervantes col Don Chisciotte, o ad Omero che racconta Ulisse è un naufrago moderno. Assolutamente. Certo. È vero. Senti, abbiamo preso due filmati, poi magari una cosa dal vivo te la chiederemo, perché è giusto che tu, come dire, dia sempre un contributo anche alla cultura dei siciliani. Cultura ai siciliani. Senti, i nomi si possono storpiare in mille modi, no? E tu ne hai fatto proprio un video simpaticissimo. Guarda, proprio anche con questa inquadratura, ce l'abbiamo. Guardalo insieme a noi e lo commentiamo dopo. L'ottavo capitolo dello scordabolario, il vocabolario delle palore palermitane scordate, è dedicato in questa puntata all'Atlante dei nomi palermitani storpiati. Se da bambini nascete a Palermo e vi danno come nome Lorenzo, nessuno mai vi chiamerà Lorenzino, ma vi chiameranno Lareanzo. Oppure se vi chiamano Raffaella, vi chiameranno Rafanella. Se vi chiamano Enrico, diventerà Recuzzo. Recuzzo come il personaggio dai calzoni corti, per lo appunto. Gaetano diventa Gaetano. E Gioacchino, così morbido, così
cacofonico. Diventa Gioacchino, proprio Gioacchino è buttato proprio su Toma e Ciapiere. Una mia amica che si chiama Gioacchina si fa chiamare Jacqueline, meglio Iachina però. Ed ancora Alfonso diventa Fofò, Isidoro diventa Dodò, Salvo diventa Saibò, Silvia diventa Sebeò, uno dice Mesedeò, Filippo diventa Fifido, oppure anche Fulip, che dà il nome al peto, come anche Pasquale e anche Pido. E, Anna si allunga, diventa Anna Camilla. Rosi diventa Rosuccia, spessissime volte nelle borgate Rosucchia. Cetti diventa Chetti, se è bella Chetti. Ti farei. Emma, se è fastidiosa, diventa Emma Rompisse. E Carlo diventa Callo, da bambino Calletto. Orlando diventa Orlando. E Alessandro diventa Alessandro. Se a Palermo, diciamo, nascete e vi chiamano e vi battezzano Luca, siete consumati, anche Grazia è consumata, Luca e Grazia sono consumati, perché insomma ci sono dei dettagli che ora potrete immaginare di cosa sto parlando, però spessissime volte coloro che portano questo nome si fanno volere bene e Luca diventa Luca Caro e Grazia, che poi è Grazia, Graziella e Grazia ancora, ecco, diventa Grazia ancora. Franco, da bambino, diventa mancia Franco, mancia, ci dicono Picciriddo al bambino, ci dicono mancia Franco, poi cresce, diventa adulto e diventa mancia Franco. E Salvuccio, da bambino, diventa Bobbuccio, Giacomino diventa Giacoramamino, e Cosimino diventa Vabbè, analogo. Luca diventa Lucchino. Vabbè, insomma. Devo dirti che anche dalle nostre parti questa cosa succede, peraltro con storpiature di nomi pazzesche che credo che avvengano un po' in tutte le regioni, in Sicilia in maniera particolare. Sì, sì. Dimmi, immaginate Salvo. quando è nato mio figlio. Sì. Quando è nato mio figlio c'è stata la sciarra nel camarone, perché ovviamente c'è sempre la lite come chiamare il bambino, con quale nome di nonno, il nonno materno e il nonno paterno. Ora, mio padre si chiama Michele, mio suocero Lorenzo, lo stavamo per chiamare Milenzo è brutto a Palermo. Quindi nascono delle cose molto divertenti, anche i nomi più belli possono sembrare il nome di un pirito, come Filippo, Roberto, esatto. Pasquale o Filiberto, per esempio, che è un incrocio pericolosissimo. È un incrocio dei due. Quindi, ma ho sentito veramente ragazzini rovinati, una bambina chiamata Sky, una bambina chiamata Sephora, nomi di profumi, nomi di supermercati, Pam, Penny, Lidl, Patrick Noir. Sì, insomma, beh, c'era la fantasia, non ha limiti. Io ne ho conosciuta una che si chiamava Carolalt. Carolalt, tutto unito però. Sì, Carolalt e poi il cognome. E un altro, un bambino in provincia di Enna che si chiamava Banderas. Mi hanno chiesto un autografo. Il bambino l'avevano chiamato Banderas come l'attore. Io giustamente disse, ma scusa, l'attore si chiama Antonio. Io mi sto Antonio, ce l'hanno tutti. Certo, Banderas se l'aveva solo Picciriddo. Certo. O Picciriddo però il 4 novembre sta messo a mezz'asta per un Don Baccone, giustamente si chiama Banderas. Pazienza. Senti, abbiamo un altro pezzo dallo scordabolario. Sì, sì, e poi stavolta dopo... capitolo 11, se ti dico capitolo 11, te lo ricordi? Che ti viene in mente? Bravo! Sfumature del cornuto. Allora, però, prima di lasciarci con questo pezzo molto bello, ricordaci le date, ricordaci che cosa stai portando in scena e poi, insomma, vienici a trovare quando sei da queste parti. Grazie di cuore, grazie davvero a voi che siete stati con me sempre molto fraterni. E allora ricordiamo queste date. Abbiamo fino al 5 di febbraio Catalessico al Teatro Giolli di Palermo con Ernesto Maria Ponte e Michele Piccione alle musiche, che è uno spettacolo che parla appunto della lingua che entra in un mondo dormiente, la nostra lingua siciliana. Poi andiamo in scena al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo con l'Orlando Furioso, insieme a un quintetto della FLOSS, dell'Orchestra Sinfonica, il 19 e il 20 di febbraio.
e poi a marzo, il 9 marzo all'Auditorium di Roma con Il Lupo e la Luna di Pietrangelo Buttafuoco insieme a Lello Arantino, e il 15 marzo arriveremo a Catania. Vi aspettiamo. Bene, allora, quando sarete da queste parti, prometteteci di venirci a trovare di persona, sia tu che Lello Analfino, così parleremo dello spettacolo ancora una volta di presenza, insomma, con voi qui in studio con noi. È sempre un grande piacere. Salvo, grazie, ci sentiamo presto. Grazie anche a voi, grazie infinite. Grazie, a Palermo c'è? Prima di mandare questo scordabolario dell'undicesimo, io vi dico che a Palermo ogni giorno il palermitano si sveglia e inventa un modo nuovo per dire cornuto al suo prossimo, per cui questo è già un video obsoleto. Ce ne sono infiniti, ce ne sono modi altri. Come quello dantesco. Per esempio, vai, sì, via. Sei il cornuto dantesco, cui nutro un fieno. Ecco. Ce n'hai qualche altro non presente nello scordabolario 11? Sì? Vai. Questi sono andati oltre perché io camminavo e ne raccoglievo altri. Per esempio, ce n'è uno graziosissimo. C'è il cornuto coniugale della moglie che dice al marito al mattino, prima che il marito si veste e sta per andare a lavorare, la moglie lo chiama e ci dice: amore, non ti preoccupare, se oggi ti rompono le corna ti faccio andare di pazzo. Moglie premurosa, va bene, va bene. E allora andiamo grazie, a scoprire grazie, tutte grazie, le 100 sfumature del cornuto a Palermo con l'aggiunta di quelle che abbiamo appena sentito direttamente da Salvo. Ciao, Piparo. Salvuccio. Ciao Salvo, a ti presto, bene, arrivederci. Ciao. È dedicata all'infinita nomenclatura del cornuto, sì, perché in Sicilia, nella fattispecie a Palermo, si contano più di 100 sfumature del cornuto. C'è il cornuto monumentale. A Poita Felice prima c'era laico, ci levaro per fare passare a Tiago in noto che sé. C'è il cornuto proverbiale. Per un cornuto e mezzo. C'è il cornuto interrogativo. Ma che cui noto sé? C'è il cornuto che viene informato dei fatti. Ma sai che se vero cui noto? C'è l'elogio al cornuto, eppure se coi narrure. C'è il cornuto per delega. Ma dici cui noto a tona anna. E poi c'è il cornuto per debito. Se coinnuto è carico che debite, coinnuto è prevorale ira. Qua avanza aspetta, qua domanda è coinnuto. C'è il cornuto per referendum. Cucciurisce che è coinnuto. C'è il cornuto per avverbio, coinnuto a se ne escere. E il cornuto per attesa, arrizzato solo come un coinnuto. E poi c'è la cornutiata, coinnuto con te vesta la mattina, coinnuto con te la vesta il pasira, che sei sempre tu, coinnuto con tu dice che la manesata, coinnuto tu e con tu dice puro, coinnuto è ghianco, che hai nepea, cora beacco, coinnuto di tutta la tua razza, coinnuto di tua pace, coinnuto di tua nanna, coinnuto è contento, coinnuto coi battiti del cuore, coinnuto, sicchio, coinnuto, lombagoni, babbaluce, coinnuto è sbirro, coinnuto è fango, un famone, coinnuto è recotta, rocotto, laico che c'era venizia a farò, coinnuto, giusto, giusto, ca, e un terrompico, aina, perché ti stanno buone. Alla Catalla. Tutto cori.